Al via le Olimpiadi di quartiere che vedranno coinvolti sino al prossimo 5 giugno oltre 600 ragazzi. Si tratta di uno dei progetti finanziati dall'amministrazione comunale nell'ambito del bilancio partecipativo per un importo di circa 19.000 euro, che vedrà coinvolti non solo i comitati di quartiere, ma anche le associazioni e realtà sportive al fine di promuovere l'attività fisica tra i giovani, impegnandoli in una sana competizione sportiva, creando al contempo momenti di socializzazione tra diverse generazioni e culture etniche, vista la presenza in città di ragazzi e giovani di altre nazionalità. Ad aprire le Olimpiadi nel cortile del liceo Ruggero VII, indimenticato luogo di sfide nei campionati studenteschi degli anni 70, i primi confronti ufficiali del torneo di qualificazione di calcio a 5 sotto la supervisione della Federazione Italiana Gioco Calcio. A scendere in campo nella prima delle 3 giornate previste nelle fasi eliminatorie, 4 delle 6 squadre dei comitati di quartiere: San Pietro Turati, San Paolo e a seguire San Luca Abbalate Pinzè. Nel prossimo turno, previsto giovedì 19 maggio, si sfideranno anche gli altri quartieri di San Giuseppe Provvidenza e Santa Barbara. Si tratta di una serie di manifestazioni sportive tra quartieri, tra 6 quartieri della città di Caltanissetta, nell'ambito delle discipline del calcio a 5, dell'atletica leggera, del basket e della pallavolo. Quindi i quartieri si scontreranno in delle fasi preliminari, per poi concludersi tutto il 5 giugno allo stadio Piandellago con le finali. È contemplata anche la realizzazione di una manifestazione il 4 giugno, che invece ha a che fare con i giochi popolari, dove sempre i bambini dei vari quartieri competeranno per una classifica generale che vedrà poi un quartiere vincitore, ma che soprattutto cercherà di premiare l'impegno dei ragazzi e di valorizzare il ruolo dello sport nella nostra città. Ma lo spirito sicuramente è di garantire attraverso lo sport la partecipazione da parte dei ragazzi a degli eventi che vedono assieme diverse realtà della nostra città. Non è stato sicuramente facile assemblare il tutto, però devo dire un grazie ai comitati di quartiere e alle federazioni per il contributo che hanno dato al CONI per mettere a punto questa iniziativa. Lunedì 16 maggio prenderanno il via i tornei di pallavolo, mentre martedì 17 maggio i tornei di basket. Entrambi si svolgeranno al Pala Cannizzaro a partire dalle ore 18.